Ed eccoci tornati alla stanza del tè. Oggi Rita Felice, la nostra make-up artist, ci insegna a truccarci per la sera, per occasioni un po' speciali. Certo, ora insegnerò un piccolo segreto, specialmente quando si mette il fondotinta come base. Ritorniamo allo stick, in questo caso solo sotto le occhiaie. Noi addirittura metteremo anche quello un po' più bianco, il copriocchiaie, che poi andiamo a sfumarlo bene sulla parte sotto dell'occhio. Ma in questo caso qua, che è sera, con le luci soffuse, allora si può anche caricare, noi andiamo a spalmare un po' questo correttore, perché serve che se in tal caso si sbavano un pochino con la matita, lo possono correggere tranquillamente, che no, magari essendo lì, se col cotton fioc si va a, diciamo, profondamente a raschiare, che poi si vede l'allone rosso, allora in questi casi qua magari si ammorbidisce un po' la pelle. Ecco. Mi sembrava strano che tu non tirassi fuori ad un certo punto lo stick, perché ricordiamo, prima io ho adoperato il fondotinta fluido. Il fondotinta fluido, che di solito non adoperi molto, però la sera una pelle un po' più matura ha un aspetto magari più fresco, più così. Fresco, un po' più pesca. In questo caso qua, diciamo, è difficilissimo truccare una persona con i capelli rossi. Perché? Ecco. Perché è molto delicata la situazione, essendo che lei ha una pelle anche chiara, un po' magari con qualche lentiggine, che è molto bella anche da vedere. In questo caso, avendo gli occhi blu, che è difficile gli occhi blu, truccarli con una pettinatura, con una colorazione rossa. Allora insegnerò a chi che magari ha una colorazione rossa con gli occhi blu, con una carnagione chiara, insegneremo questo trucco qui. Allora, dopo il fondotinta, il sottochiaie con un po' più scuro, andiamo a mettere leggermente la matita nera. Andiamo a sfumarla. Sotto? Sì, sempre sotto fino a metà iride. Ecco qui. Mi piace perché hai detto, è la cosa più difficile una signora con i capelli rossi, e naturalmente sì, abbiamo la modella di oggi con i capelli rossi. Partiamo dalle cose più difficili da ottenere. Infatti, infatti, ecco. Sì. Un trucco, ecco, che comunque abbia un'eleganza così da sera, senza essere troppo pesante, perché bravissima, secondo me poi il trucco forse un po' più forte, meglio su una ragazza giovane, più si va avanti, brava, meglio riportare. Deve essere, diciamo, naturale. In questo naturale caso noi mettiamo la matita nera anche sempre sulla, dove c'è la parte delle ciglia, sempre sfumandolo con un pennellino, che noi andremo a prendere il nostro pennellino di martora. E la andiamo a sfumare questa matita, che io consiglio sempre le matite a cera. Perché a cera? Perché si stendono facilmente, perché non si sbavano e durano di più, che tante volte certe matite sono talmente dure che è difficile andarle a sfumare. Sì. E anche, okay, sì, può anche dare molto fastidio anche mettere la matita. Allora, abbiamo iniziato con gli occhi, io direi di sì, prendere una piccola pausa. Suggerirei al nostro pubblico di andare a prendere la trousse con, certo, tutti i loro trucchi. E ci vediamo tra pochi minuti dopo questo spazio di shopping per altri consigli sul vostro trucco. A più tardi.